Le caratteristiche del design italiano oggi, secondo me, andrebbe fatta una distinzione sul fatto di cos'è la produzione e di chi sono i designer. Allora, il design italiano rappresenta per i designer italiani e per i designer stranieri un'incredibile opportunità, perché la qualità che si produce in Italia credo che non si produca in nessun'altra parte del mondo. Per cui con questo voglio dire che sul mondo della produzione stiamo sempre di più rendendoci conto di quanto rispetto agli altri paesi, di qual è il valore rispetto agli altri paesi, perché tutti vengono a cercarci per quella qualità lì. Su quello invece che è la parte dei designer, credo che siamo un po' assenti, nel senso che ho la sensazione sempre che le scuole straniere formino più autori delle scuole italiane. Rispetto alla globalizzazione, io credo che nel caso mio specifico credo di essere un designer barra architetto che sente molto il senso del genius loci. Cioè che non mi piace, non mi sento di essere una firma che va a fare le stesse cose nei diversi paesi, cioè se vado in India o se vado in Sud America o se vado in Turchia non faccio le stesse cose, per cui se sono in Turchia tante volte mi sento più turco dei turchi, cioè è sempre un'interpretazione del progetto che risente del luogo in cui questo avviene. E questo credo che debba succedere di più, perché l'altro giorno c'era una presentazione dei cinesi e c'era un designer cinese molto bravo che poteva somigliare a un minimalista inglese. Allora, sinceramente non apprezzo, cioè credo che sia interessante in qualche modo recuperare questo. Quello che si vede infatti è che c'è una sorta di... viene data grande evidenza a tutti i designer del sud del mondo in questo momento, agli africani, agli indiani, ai brasiliani, perché tutto sommato portano con sé un'identità che tante volte noi abbiamo un po' smarrito. Allora, riguardo al fatto se si possa insegnare il design, io personalmente ho avuto la fortuna di avere un maestro molto particolare che è stato Sozzas, e con un maestro che era anche molto totalitario nell'atteggiamento nei confronti dei suoi discepoli, ma che ha sempre predicato, ed è stato la ricchezza, l'eredità che mi ha lasciato, di guardare sempre il mondo a 180 gradi, di non considerare la specializzazione come fatto primario, ma di considerare la cultura in senso più lato. Per cui quello che voglio dire dell'insegnamento di Sozzas è che ci ha dato gli strumenti per poter pensare con la nostra testa, anche se poi lui non era d'accordo che tu pensassi con la tua testa, ma ci ha dato gli strumenti, e il distacco dal maestro è stato proprio dovuto al fatto che mi ero reso conto che era un'altra persona il mio maestro e che grazie agli strumenti che mi aveva dato mi ha permesso di essere quello che poi sono diventato. Per cui credo profondamente che un maestro possa influire, se è generoso e se non è soltanto concentrato su se stesso, può contribuire a generare nuove identità, nuove personalità, nuovi percorsi.